Buongiorno Cerignola, buona domenica. Ieri mi sono appassionato perché almeno registro, il regista non mi interrompe e posso parlare. In consiglio comunale non mi fa parlare, Tommaso Orgasi si mette a gridare come un pazzo, un po' isterico. Ho avuto un dubbio l'altra sera. E come dice una mia vecchia amica, stino dubbio, g. Non avete capito? Ci siamo capiti io e un'altra decina di persone. Bene, questa ve la devo raccontare. 10 giorni di stalker, 10 giorni di proprio stalkerizzato il sindaco da una persona amica di tanti anni fa che mi vuole parlare. Finalmente, mi attendo. Parliamo. Buongiorno, buongiorno. Dice, sindaco, però, tu stai dicendo che per 10 giorni ti sei sottratto. Io già lo sapevo che mi doveva dire. Facevo bene a sottrarmi. Buongiorno, buongiorno. Caro, caro. 30 anni d'amicizia, 30 anni d'amicizia. Ma buono, a Roma. Alla sostanza. Qual è la sostanza? La manina, ho fatto la domanda per concorso. È tanto piacere. Aiutatemi voi a completare la frase. Ve lo dovete. Ovviamente il colloquio è durato 2 minuti. Il tempo che ho detto complimenti, ha fatto la domanda, sono arrivate 700 e rotte domande. Quindi tu sei una di quei 700. Vuoi un consiglio? Studia. Vuoi un altro consiglio? Vattene da qui. Vattene da qui. E così è finito il colloquio. Ho perso un'amicizia? Tanta piacere. A pichilluccio. Io non raccomando nessuno e se becco qualcuno a farsi raccomandare, glielo faccio ricordare quel giorno. E qui lo sanno tutti. Per cui due sono le cose. O rispettano gli ordini del sindaco e non si raccomanda nessuno, oppure lo facessero bene, perché se io li scopro sono io il primo che li denuncio. E le chiacchiere come sempre stanno a zero, questa è legalità. Io farò dei concorsi dove per ordine e disposizione del sindaco le raccomandazioni sono abolite e devono essere segnalate se arrivano, perché io farò in modo che chi si fa raccomandare non possa partecipare al concorso se avrò la prova di un tentativo di influenzare l'esito del concorso. Io non ho paura di niente e di nessuno perché sono una persona trasparente. Ho preso la mia professione e l'ho buttata in un gabinetto perché mi sono messo a fare il sindaco, e mi sono messo a fare il sindaco perché tutte le altre soddisfazioni, gli spizi, me li sono già largamente tolti e non intendo venire a compromesso con nessuno. E ve l'ho raccontato. E probabilmente chi è venuto a fare questo passo improvvido, ma non ha avuto il tempo nemmeno di parlare, si renderà conto e andrà in giro a dire: è vero, quel colloquio col sindaco è andato proprio così, e se il sindaco non mi ha messo la porta, poco ci è mancato. Questa è la battaglia di legalità che si deve fare. Gare, non proroghe, gare. In questo momento che siamo alla fine dell'anno, io non so più quante gare sono in corso al terzo piano. Quante gare sono in corso. Anzi, visto che ci troviamo, una che abbiamo praticamente chiuso ieri, l'altro ieri, hanno chiuso, perché le gare le fanno i dirigenti e i funzionari del comune, che poi mi vengono a informare. Io avevo un problema, la zona industriale. Come si fa a manutenzionare tutta la zona industriale, a sistemare l'asfalto, a sistemare i marciapiedi, a sistemare il verde? Occorre un bel po' di denaro. Tu ce l'hai questo denaro? No.
noi non ce l'abbiamo questo denaro. E allora fai come già da tempo, lasci la zona industriale abbandonata. No signore, io mi invento una cosa. C'è un suolo in zona industriale che vale una certa cifra e che io ho liberato dai precedenti occupanti che l'avevano preso, non l'avevano pagato, non avevano costruito, non avevano fatto il resto di niente. Liberato questo suolo, ce l'ho a disposizione. E allora ho fatto un po' come abbiamo fatto col palazzetto dello sport. Metto a bando questo suolo. Chi mi garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria della zona industriale? E cioè mi taglia tutta l'erba, mi asfalta le strade, mi chiude le buche, mi sistema i marciapiedi, mette pulizia e ordine nelle rotatorie, sui marciapiedi, sugli spalti traffico, manutenzione ordinaria e straordinaria, io in cambio, non avendo soldi, gli do un suolo, cioè lo pago in natura. Dice, ma tu, sindaco, così ho fatto il palazzetto dello sport e così posso manutenzionare la zona industriale. Perché questi pensano che gli interventi si facciano così, per opere e virtù dello Spirito Santo. Oramai agli enti locali i signori del governo, di tutti i governi, hanno tagliato i fondi. Noi non abbiamo un euro da spendere se non in questa maniera. E allora io che ho fatto? Ripeto, un suolo vale 300.000 euro, bene, glielo do a chi per 3 anni mi manutenziona la zona industriale. Abbiamo avuto proprio venerdì l'offerta, è un'offerta accettabile e io ero molto preoccupato perché nella scambio non era compresa la sistemazione di una fascia della zona industriale, quella prospiciente la strada per Manfredonia, cioè quel tratto di strada che collega Cerignola, Cerignola Campagna, andando da Cerignola Campagna a Cerignola sulla destra, quella fascia dove ogni tanto c'è un pino, ma in genere è una fascia abbandonata, non era compresa nella manutenzione ordinaria e straordinaria che riguardava tutta la zona industriale, esclusa questa fascia. Dato che sono fortunato, ho avuto una proposta migliorativa che comprende anche questa fascia. Su questa fascia ci saranno almeno 300 alberi di ulivo. Perché ulivo? Perché è il simbolo di Cerignola e perché l'ulivo è un albero garbato, è un albero non invadente, le cui radici vanno in profondità e non sconnettono il piano stradale. E quindi noi su quella fascia abbiamo avuto questa proposta migliorativa di piantare almeno 300, e io poi ovviamente, voi sapete come faccio, mi metto addosso alle persone, ci spendo il mio prestigio, che nasce dal fatto di non aver mai chiesto niente a nessuno. Il mio prestigio nasce dal fatto che nessun imprenditore, nessun interlocutore del Comune di Cerignola ha mai ricevuto dal sindaco una richiesta, mai! Nessuna richiesta, non c'è una persona che io ho raccomandato, è il mio dovere e lo faccio, non voglio meriti, nulla. E dato che questo mi dà prestigio, mi dà peso, poi tutti quanti sanno che farò il sindaco fino al 2025, quindi una simpatia del sindaco se la vogliono conquistare, il sindaco si conquista la simpatia del sindaco solo facendo per Cerignola. Per Cerignola, ebbene, ho avuto questa proposta migliorativa, 300 alberi almeno, io ne vorrò 600. Sapete quanto è bello uscire dall'autostrada, oppure arrivare da Manfredonia, fare il cavalcavia, sulla destra, io voglio trovare la scritta
Comune di Cerignola, zona industriale, diamogli anche un nome a questa zona industriale, zona industriale, ipotizzo, Antonio Pedone, possiamo cambiare il nome, tanto per dire, zona industriale, Antonio Pedone, primo ingresso, secondo ingresso, terzo ingresso, sul lato destro un doppio filare di alberi di ulivo che rendono più gradevole la vista, e all'interno una zona industriale finalmente manutenzionata. Io l'avrei fatto il primo giorno. Sapete quanto tempo sono stato appresso a questa gara? Dopo aver avuto l'idea di scambiare la manutenzione con il fondo, un anno di tempo ci abbiamo messo. Dici, sindaco, perché? È perché la burocrazia ci uccide, è perché basta che sbagli una virgola e devi ripetere tutto, è perché per avere un atto che io scriverei in 10 minuti ti fanno aspettare 10 giorni, 10 settimane, qualche volta 10 mesi, ma non è colpa loro, perché abbiamo tutti un miliardo di cose da fare e non tutti sono disposti a stare qua il 31 di dicembre 12 ore al giorno per fare il proprio dovere. Hanno ragione pure loro, non vorrei essere sgradevole e spiacevole, ma l'abbiamo fatta. Speriamo adesso di contrattualizzare ai primi dell'anno e speriamo che in primavera possa partire questa manutenzione straordinaria di tutta la zona, di tutta la zona industriale. Ci starò appresso. Voglio dirvi due parole. Ho letto qua il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il Comune di Cerignola per non pagare la Tari, iniziativa del Partito Democratico. State attenti, sono 4 chiacchiere. Tutto quello che sostiene il PD è contraddetto dalla legge, da una risoluzione ministeriale, da innumerevoli pareri della Corte dei Conti. Tenete presente che a marzo tutte le cartelle Tari che non saranno state pagate, ahimè, passeranno all'Agenzia delle Entrate nel settore riscossione, ex Equitalia. Ci sarà l'emissione dei ruoli coattivi, ci saranno atti di accertamento con le sanzioni. Partono adesso gli atti di accertamento per il 2014, 15, 16, 17, e a marzo partiranno gli atti di accertamento con sanzioni 2018. Dopodiché i soldi che dovrete pagare in più ve li dovrete far dare dal PD. Evitate questo rischio, comportatevi da bravi cittadini, le imposte si pagano e il sindaco si impegna, se tutto va bene, e si batterà fino alla morte per questo risultato, a ridurre l'anno prossimo di una percentuale importante la Tari a carico dei cittadini. È un lavoro che sto facendo, credetemi, non mi fa piacere. Ho dovuto, ci ho messo la faccia, mi sono preso gli improperi di tutti, ma quando si amministra non si può andare in consiglio comunale a tirarsi i tuplis, a fare gli aeroplani di carta come i ripetenti senza speranza che non hanno capito nulla di quello che studiano. Noi dobbiamo lavorare, ci dobbiamo mettere la faccia, le cose buone e le cose cattive, e sulle cose cattive, dico cattive spiacevoli, l'impegno è rimediare. E vedrete, se io non riuscirò a ridurre la Tari dopo averla dovuta aumentare per pagare i debiti che mi avevano lasciato gli altri. Parliamo di buone notizie.
9 permessi di costruire in zona Fornaci per altrettante famiglie che da 30 anni aspettano di costruire sul loro pezzo di terra. Abbiamo il primo parere favorevole. Testualmente, esame preliminare, ma sulla fattibilità dell'intervento, l'ufficio tecnico settore edilizia privata dice di poter esprimere in via preliminare di massima un parere favorevole dal punto di vista tecnico e dal punto di vista urbanistico. Ha voglia venire a fare cacciara in consiglio comunale? Questa è gente che, se costruirà dopo 30 anni, dovrà dire grazie all'amministrazione Metta, e mi dispiace. Sarà difficile far cambiare idea a queste persone con le chiacchiere morte di un filosofo fallito in consiglio comunale. Filosofo portaborse, perché più redditizi il portaborse che fare il filosofo. Anche perché per fare il filosofo, è filosofo veramente, non puoi dire le cavolate e le cacchiate in libertà. Buone notizie. Vi ricordate? Denunciato il sindaco, denunciato, sequestro di tutto, l'immondizia che sta all'interporto, danno ambientale, sconvolgimento, tramut, piogge acide, disperazione e distruzione. Procedimento penale 6879 del 2018, ammissione a pagamento in sede amministrativa. Ammesso che io abbia fatto qualcosa di male, e non l'ho fatta, devo pagare 6.000 euro di contravvenzione. Ovviamente io non pago perché non li tengo 6.000 euro, e quindi andrò in processo a dimostrare che non ho fatto niente. Ma questo è carabinieri, NAS, NOE, non si capisce più, la Corte Celeste a Cerignola, sequestri, provvedimenti, pattugliamenti per 6.000 euro di sanzioni amministrative. Praticamente è come quando voi non fate l'assicurazione alla macchina, vi fanno la contravvenzione da 4.000, da 5.000 euro. Questa è tutta la conseguenza. Ovviamente io non pago, andrò in causa. Certo, ho un problema, come fare a trovare un avvocato che mi difenda? Sarà difficilissimo, però andremo avanti. Quattro notizie a mitraglia, vediamo se sono capaci. Siamo alla vigilia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori della nuova cittadella, 2 gennaio, termine ultimo. Dopodiché, anticipazione del 30% dei lavori e cantierizzazione, parte il progetto Nuova Cittadella. Istituto di credito sportivo, già concessi i mutui per 550.000 euro per fare la nuova pista ciclabile, bla bla bla, chiacchierate voi, che noi facciamo? Pronto il mutuo per un altro 1 milione di euro. Quando finiscono questi lavori, si attacca al Monterisi l'altro step di lavori da un milione, perché a settembre il Monterisi è pronto per ospitare qualunque gara calcistica di qualunque livello, può venire a giocare anche la Serie A. A settembre noi abbiamo lo stadio Domenico Monterisi, casa dell'Audace, perfettamente agibile in tutti i settori, perfettamente completato, e avremo un vero stadio. Alla cittadella, oltre che i lavori edili, partono i lavori di carattere sociale, determina a contrarre per l'intervento culturale nel progetto della nuova cittadella. Bandita la gara per 2 anni, la disinfestazione, deblatterizzazione, derattizzazione.
Fino adesso c'era una ditta in proroga, io la parola proroga è stata bandita da questo comune, come è stata bandita la parola rinvio. Non vi dico il nome perché gli voglio bene. Facciato da quella porta un amico dipendente del comune. Sindaco, vi volevo parlare del rinvio. Ondata d'urto, il dirigente in questione è stato spostato nel corridoio, la porta si è chiusa. Non voglio sentire parlare di rinvii, non voglio sentire parlare di ritardi, che già ce ne sono assai. Opere di completamento del CCR per la raccolta differenziata. In tutti gli immobili comunali le centrali termiche passeranno al CEV CNS. Abbiamo disposto contributi per gli oratori. Le pensiline le avete viste per il corso, per le strade di Cerignola, ma quelle sono solo la struttura base, verranno arricchite con i messaggi variabili, con le fotografie e tutto il resto. Non si riuscivano a fare gli stalli al mercato, abbiamo dato l'incarico perché si facessero, evidentemente c'era qualcuno che non riusciva a far decollare questa attività di mera di pintura di stalli, chissà come mai, chissà che percentuale. Recupero e valorizzazione del nucleo Piano delle Fosse, siamo pronti con un progetto da 1,5 milioni di euro. Abbiamo aggiudicato la gara per i mezzi della differenziata, siamo pronti per i lavori a Corso Garibaldi, davanti a Palazzo Coccia, fra il Mercadante e Piazza Duomo dall'altra parte. È pronto qua, è pronto il bando per asfaltare altri 600-650 mila euro di strade nella nostra città. All'inizio dell'anno voglio il cantiere a Via Bilandia, alle spalle del Molino Amoroso, zona del tutto abbandonata. I lavori alla Carducci stanno continuando di grande lena, i lavori alla Marconi stanno continuando di grande lena, il Monterisi vi ho detto del mutuo, la zona industriale vi ho parlato largamente, abbiamo sistemato Casa di Vittorio, stiamo lavorando alle rotatorie di Via Candela che si chiameranno rotatorie Basiliano, perché lì morì il signor Basiliano in un incidente stradale. E noi, realizzando le rotatorie, diminuiamo anche il rischio degli incidenti stradali. E quando io parlo di rotatorie, alcuni bamboccioni in Consiglio Comunale ridono, perché vengono in Consiglio Comunale come se fosse la festa della matricola, e siamo tornati al punto dolente. Ma è dolente soltanto per un istante, perché noi non ci curiamo di loro, continuiamo a lavorare. Vi ho detto quasi tutto quello che volevo, ci diamo appuntamento all'1 di gennaio per gli auguri di Capodanno. Ucchievevole, state per buono.